Cartolina de Mumian 2. Mumian è una delle tante città col nome che finisce col suffisso an, che è anche casa di altre città che in croato si diria Vishnan, Tignan, Stignan, Shishan, Pichan, Podpichan, Vodnan, Tichan, Groznan e Motun. Le olive, il vin, l'arte contemporanea, l'automobilismo, la ristorazione e l'antifascismo sono le passioni dei 289 cittadini di Mumian. Il moscato mumianese, una miscela specifica di vin bianco e olio d'oliva, è l'ispirazione indiretta a tanti artisti contemporanei, come Davor San Vincenti de Parenzo, Anna Husman de Zagabria e altri. Attilio Andretti, il nipote del rispettato automobilista Mario Andretti da Montona, è il proprietario di questa bellissima macchina. Come nel caso di altre città col suffisso an, nel solo centro della città si trova un monumento a tutte le persone scomparse durante il fascismo, mentre il monumento per le persone scomparse durante l'antifascismo si trova nella vicina città di Trieste. E qua c'è anche la sorgente, popolarmente chiamata vasca. Mentre la vacca bevi, l'immagine rappresenta un'ispirazione insaziabile per tanti artisti contemporanei come Davor San Vincenti de Parenzo. Probabilmente è il posto più popolare de Mumian è il castello della famiglia Rota, costruito nel XIII secolo. E il castello doveva essere ricostruito e per adesso è vietato l'accesso. Purtroppo, il castello è solo uno dei tanti pericoli della vita contemporanea de Mumian. Questo guidatore sbadato non poteva né pensare cosa che succederà. Solo qualche secondo dopo la registrazione di queste sequenze, la sua macchina è stata completamente distrutta. È meglio non dire cosa è successo in questi tre posti. È il primo, è il secondo e il terzo. Per via di questo ultimo incidente, non c'è più da stupir che i cani non devi più accedere al cimitero. Per fortuna, nonostante tutti gli incidenti, i cittadini de Mumian non mori, i rivivi. Questa tabella già per via di questo motivo svuota già da tanti anni. Infine, guardiamo ancora una volta questa bella macchina del proprietario Attilio Andretti. Questo testo è stato letto da Luana De Pola, così che l'accento forse non coincide con quel de Mumian. Grazie amici.